non perché io pensassi che tu non avevi questa considerazione di me, ne sono convinta anche perché l'esperienza vissuta in consiglio comunale è stata intensa, significativa, ci ha arricchito e ci ha consentito di conoscere i drammi che vive la nostra città, ma anche le potenzialità che questa città ha, di quanti dovremmo imparare a raccogliere e a realizzare. Noi di sicuro ce la metteremo tutta. Mi limiterò anch'io per ragioni di tempo a fare solo un saluto e intanto voglio ringraziare tutti gli amici che sono presenti in questa sala e che anche in un giorno infrasettimanale, in un orario anche insolito, non hanno fatto mancare la loro presenza e la loro partecipazione, e per questo vi ringrazio. Ringrazio tutti i candidati delle liste con le insegne dell'UDC e del nuovo CDU che partecipano insieme a noi, insieme alla coalizione La Prossima Crotone, a vivere questa avvincente e bella battaglia elettorale per vincere queste elezioni amministrative, per governare la città di Crotone. E poi con stima e con grande affetto, sincero affetto, voglio ringraziarti e salutarti, onorevole Lorenzo Cesa. Ti ringrazio per essere qui tra noi, per essere qui oggi a Crotone, in questa fase di avvio di competizione elettorale. E sono certa che tu sei qui per augurarci in bocca al lupo, per raccomandarci di mettercela tutta, perché le speranze, la fiducia e il sostegno e le aspettative dei cittadini, di molti cittadini, sono riposti in noi, sono riposti nella nostra coalizione, in una coalizione che, come voi sapete, è composta da forze politiche che hanno un profondo radicamento nella vita della nostra città, ma anche da forze politiche che hanno un rilievo nazionale ed europeo, come l'UDC, che appartiene a espressione della radice culturale del cattolicesimo democratico, e tanti altri movimenti e associazioni che sono espressione del civismo più significativo della nostra città. In queste forze e in questa coalizione, che è La Prossima Crotone, e nelle nostre liste, caro Lorenzo, vi sono tante persone, artigiani, professionisti, imprenditori, lavoratori, tanti uomini e tante donne, ragazzi e ragazze, che sono espressione del desiderio e dell'ansia di riscatto della nostra città e che hanno deciso di darsi da fare e di essere protagonisti per far risorgere e rinascere la città di Crotone. Come tutti sanno, viene a conclusione un ciclo, lungo ciclo amministrativo e di governo della nostra città, che ha prodotto danni e guasti indicibili in ogni aspetto della vita economica, sociale, culturale, anche psicologica e politica della nostra comunità. Ce l'hanno messa tutta, non si sono risparmiati nulla pur di provocare la nostra bellissima città un autentico disastro, e non voglio neanche intrattenermi troppo a lungo su quello che è stato per non restare impigliati e consentirci la libertà di andare avanti. Come voi sapete, abbiamo già iniziato questa campagna elettorale da lungo tempo, ci siamo preparati a lungo per dotarci di un programma, di una proposta di governo che non sia un fumoso quadernino dei sogni, ma una proposta concreta, fattibile, seria, realizzabile, e per la quale vogliamo impegnarci con infaticabile passione, con determinazione, così come nel nostro stile e come siamo abituati a fare e come abbiamo più volte dimostrato. Abbiamo dato vita ad una rete di candidati nelle diverse liste che sono espressione della nostra comunità. Abbiamo scelto e abbiamo dato vita ad una squadra fatta di persone autorevoli, competenti e rappresentative. E poi abbiamo scelto il nostro condottiero, il nostro candidato a sindaco Ugo Pugliese, che ha le doti e le qualità per amministrare la città di Crotone per i prossimi anni e che sono certa sarà un grande sindaco per la città di Crotone. Caro Lorenzo, la città di Crotone, tutti i cittadini e tutto l'intero territorio della nostra provincia stanno vivendo una fase particolarmente storica, magica e straordinaria. Da pochissime ore
come voi tutti sapete, la squadra del cuore, la nostra squadra del cuore, il Crotone, ha raggiunto il traguardo della Serie A. È un evento questo che già vi invitti naturalmente di gioia e di felicità, oltre che di orgoglio, e che deve costituire un'occasione di riscatto ed un'opportunità di crescita e di sviluppo di questa città e delle sue aspettative. Noi ce la metteremo tutta, ci impegneremo fino allo spasimo e non ci risparmieremo alcuna fatica. Per questi obiettivi e per questi traguardi abbiamo bisogno anche di te, caro Lorenzo, dei tuoi consigli e del tuo sostegno a Roma come a Bruxelles. Conoscendoti, io sono certa che potremo contare sempre in qualunque momento sul tuo sostegno, sul tuo prezioso contributo. Ho capito, ma ti metti davanti, sono in fila stampa. E come ci può fare niente? Grazie ancora per essere venuto qui a Crotone e ti invito a ritornare durante la competizione elettorale. Noi ti accoglieremo a braccia aperte, ti accoglieremo con affetto come quello che tu oggi ci hai dimostrato. Grazie Lorenzo per essere venuto. Grazie Flora, ancora una volta dal tuo intervento si vince l'impegno, la volontà e soprattutto la pervicacia nella convinzione che tu metti in tutte le cose che fai. Io prima di cedere la parola a Lorenzo Cesa lo voglio ringraziare personalmente.